Europa sì, Europa no. Europa sì, Europa no. Cari amici del Lindo Caffè, buongiorno a tutti. Europa sì, Europa no è una domanda che mi è stata fatta, è molto carina e che così. Ecco, sono contento che sia anche una domanda di politica, ma non partitica. Ecco, tra poco si andrà a votare per le elezioni europee, mi sembra un argomento molto importante. Beh, io credo che chi mi conosce sa, io sono un europeista convinto. Però con delle particolarità, quindi non sono un europeista senza motivazioni. Allora, innanzitutto io credo che la conquista di un'Europa unita, che ne dica chiunque altro, è un'idea che è uscita immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale e che sta impiegando tutto questo tempo per trovare le sue forme, e questo è un dato assodato ed è storico. È inutile stare a dire ma abbiamo fatto il referendum per l'Europa, non per l'Europa. Il referendum per l'Europa unita è stato fatto nel momento stesso in cui è finita la Seconda Guerra Mondiale, dove si è capito che o si imparava a stare insieme e si terminavano i conflitti, oppure quei conflitti ci avrebbero portati alla dissoluzione. E quindi la storia insegna e la storia ci ha insegnato che è molto meglio essere uniti che divisi. Punto. Come si costruisce però questa unità? Ecco, io ricordo uno dei discorsi più importanti che ho sentito nel momento del suo evolversi dell'unità europea, sono state una serie di osservazioni su una mancanza di unità culturale a differenza di un accordo economico. Ecco, io credo che il grosso inganno sia a questo livello, cioè che si è fatta una unione europea da un punto di vista prettamente economico e strutturale un po' prima che si parlasse di una unità culturale. Soprattutto l'eliminazione delle radici cristiane dell'Europa, questa è una grave perdita. Io credo che questo vada assolutamente recuperato. Che cosa vuol dire una unione culturale? Non che la pensiamo tutti uguale, assolutamente, ma che le culture possano incontrarsi e avvicinarsi. Quindi il fatto che si possa, ad esempio, liberamente circolare, questa è già un'unità culturale, quindi io non ti guardo incagnesco perché tu sei tedesco e io italiano, no? L'altro aspetto è più prettamente organizzativo. Quando sono nato io, i dazi alle porte della città di Milano erano stati tolti da non molto. E non è successo niente a togliere i dazi, così come non è successo niente a togliere le frontiere e la libera circolazione delle merci. Cioè, sembrava, no? Un po' come quando c'era la piccola città murata, no? E dopo venivano chiuse le porte della città sul far della sera per sentirsi al sicuro, poi dopo le città sono diventati i comuni, sono diventati eccetera, stati. È un'evoluzione, al punto che l'orizzonte di possibilità è che ci sia una libera circolazione in tutto il mondo. Non vedo dove sia il problema. Che cosa invece va maggiormente salvaguardato? Le identità locali. Cioè il paradosso è questo che io sostengo. Sicuramente ciascuno di noi teme la perdita di un'identità nel confronto con l'altro, ma la teme nella misura in cui questa non viene salvaguardata come valore, ma viene difesa
come qualcosa da proteggere da un'invasione. Questo è sbagliato. Mentre invece io credo che tanto più i singoli cittadini sono coinvolti nella salvaguardia di quel bene che a loro è più vicino, tanto più si sentiranno parte integrante di un macrocorpo fatto da tante realtà. È giusto, tra virgolette, che i cittadini di Desio si sentano di Desio e curino la loro città e abbiano per la loro città una serie di autonomie locali che permettano a loro di governare la loro città, ma una città contemporaneamente senza barriere e senza frontiere, cioè un ganglio che sia connesso e interconnesso con tutto il resto. Questo io credo che manchi, perché le identità nazionali o sovranazionali devono presiedere al governo delle autonomie locali, non sostituirsi ad esse, perché è ovvio che ci può essere quella contrattura sovranista se io sulla mia città non ho più controllo. Ad esempio, una delle cose che è facilmente contestabile è che nella libera circolazione delle merci non ci sia la possibilità di una salvaguardia delle merci locali. Cioè che io a Catania debba mangiare le arance che vengono dalla Spagna è una cosa così fuori di testa che è ovvio che le persone a questo reagiscono malamente. Perché dovrebbe esserci una salvaguardia di un'autonomia di dire: ma io le arance qui le produco e qui me le mangio, perché le mie arance sono le mie arance e a me piacciono di più di quelle, no? Poi se voglio mangiarmi l'avogado che viene dal Brasile me lo mangerò. Ma se, ecco, quindi è questo in tutto. Dal punto di vista economico, secondo me il fatto di avere una moneta unica è un grandissimo vantaggio. Ci ricordiamo, almeno noi io, della mia età, quando all'interno dell'Europa c'era il franco, la sterlina, no, quella c'è ancora, c'era il marco tedesco, eccetera. E la confusione che tutto questo generava e come anche i cambi generavano un sacco di pasticci. Oggi il fatto che questa caffettiera io la posso comprare a Parma allo stesso prezzo che con la quale viene venduta ad Amsterdam, o addirittura io la compro su internet, e sia che io la compro su internet da Parma o da Amsterdam, costa uguale. Questo è un grande vantaggio. Ma dove sta il pastroccio? Che non è uguale il costo del lavoro e non è uguale la remunerazione. Questo andrebbe globalizzato. Cioè io penso che una prestazione di un idraulico deve costare uguale a Parma e ad Amsterdam. Cioè ci vuole una amalgama di questo, perché io come persona devo valere nello stesso modo. Quindi la mia prestazione di medico, perché in Italia deve essere remunerata così e di là cos'ha? Perché un professore universitario in Germania deve percepire uno stipendio così e in Italia? Cioè è chiaro che poi c'è la fuga, perché è ovvio che se uno ha delle capacità dice: beh, io le capacità vado a spendermele dove anche vengo remunerato meglio, dove ci sono delle possibilità economiche in più. Che scoperta! Allora però questo mercato del lavoro diventa un mercanteggio, per cui dopo alla fine è una gara al ribasso, non una gara al rialzo, e quindi non è più un libero mercato, ma è un massacrare l'identità del lavoratore, e quindi su questo ci sarebbe da ragionare. Quindi adesso, andando alle elezioni, cosa andiamo a cercare? Ma io personalmente vi dico, andrò a cercare qualcuno che abbia questi orizzonti di pensiero. Innanzitutto un'Europa unita dietro dei contesti culturali e non semplicemente monetari. Secondo, qualcuno che salvaguardi le autonomie locali, le identità locali, perché non devono essere perdute, perché rendono il cittadino molto più partecipe della realtà.
Terzo, nella libera circolazione dei prodotti non possono esserci delle leggi che svalutano il prodotto locale sulle esigenze di un mercato globale. E quarto, il mercato del lavoro deve seguire esattamente le stesse logiche di cui al punto 3. Ecco, questo è un po' l'orizzonte entro il quale io mi muovo. Ovviamente dico nessun sovranismo, cioè le sovranità nazionali sono come quando Pisa faceva guerra, no? Cioè le quattro repubbliche marinare, cioè capite, sono dei passaggi, li possiamo difendere oggi, vogliamo difenderli, ma andranno a terminare necessariamente, oppure scoppia una guerra, ecco. Quindi i sovranismi sono stupidi. Nel contesto globale europeo è importante che si sviluppino delle politiche congiunte nei confronti di ciò che non è Europa. Quindi non semplicemente l'immigrazione che viene dall'Africa perché è il tema caldo sul quale scaldare gli animi, per cui i sovranisti cavalcheranno questa idea. Ma questi fenomeni sono dei fenomeni mondiali che vanno affrontati in contesti mondiali. Non posso affrontarli secondo una logica da paesino, perché sono delle questioni che sono talmente gigantesche che vanno affrontate insieme e vanno affrontate globalmente. Non può uno guardare soltanto a sé, per cui dire io mi prendo l'1% e gli altri arrangiatevi voi, oppure dove sbarcano bisogna integrarli tutti lì, eccetera eccetera. Cioè il problema deve essere davvero culturalmente affrontato, e in questa, come può essere l'orizzonte di quei paesi che sono così distanti culturalmente, no? Primo fra tutti può essere la Turchia, ma a parte il fatto che io non credo assolutamente che la Turchia abbia nessuna intenzione di entrare in Europa, che ne dicano loro, perché sono dei sovranisti pazzeschi, e, no? Ma io credo che ci vogliano delle condizioni di questo genere. Cioè, se c'è un'idea di un interscambio culturale reale e che non può essere fondato soltanto su questioni di ordine economico, ma ci sia una visione di mondo diversa, ci sia una visione di futuro diversa. Certamente che quello che noi andremo a votare tra poco deve avere un respiro che va su 20 anni. Non ha senso andare a votare perché adesso c'ho 3 barconi. Quella roba lì che cavalcheranno in tanti ha un respiro talmente corto che non ha neanche la validità di essere ascoltato. Poi certo, le questioni saranno tantissime, noi ci troveremo davanti a un sacco di beghe interne e di chiacchiere difficilissime, no? Noi possiamo soltanto sperare di dare ai nostri figli una condizione migliore di quella che noi abbiamo ricevuto. Questo è l'orizzonte entro il quale dobbiamo andare a cercare il chi votare, il come votare, ecco, sapendo che tanti giochi non sono nelle nostre mani, purtroppo, perché comunque quelli più furbi saranno altri, ecco. Però avere questa visione di speranza ci vuole, e dare questa visione di speranza ai nostri figli. Io credo che tutto il mondo universitario, che si è ritrovata con questa grande ricchezza di interscambio tra le università, dai progetti Erasmus alla possibilità di laurearsi altrove, è una di quelle conquiste a livello culturale sulle quali, se torniamo indietro, ci facciamo un autogol pazzesco e massacriamo quelle speranze che i nostri giovani già sentono come reali. Non da ultimo questa inversione di rotta della Gran Bretagna la vediamo come triste e come inconcludente. Poi dopo ovviamente ci sarà chi ci guadagnerà sopra e ci sarà chi ci perderà. Di sicuro il mondo giovanile davanti a tutto questo ci perde un sacco, quindi quando ci perde il mondo giovanile vuol dire che ci perde il futuro tutto.
impariamo a fare la cosa giusta per questo momento storico e quindi proviamo a discuterne, a parlarne e ad avanzare nel pensiero insieme in modo tale da fare davvero la cosa giusta nel momento giusto e sicuramente guardare al futuro con grande stupore, con grande apertura mentale. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, I'm Dalia, I'm 18 and I'm going to take with me on my Discover You adventure. Andiamo! Last spring, I heard that you was offering free travel passes to 18-year-olds. So I applied with one friend and we got tickets. I studied languages and I've always dreamt of traveling through Europe to practice and meet new friends. The first stop was in Innsbruck, where we had the most delicious schnitzel I've ever eaten. We hopped onto the next train to Frankfurt. I would definitely recommend a walk by night to anyone visiting. Then we arrived in Amsterdam. We headed straight to the Van Gogh Museum. This has actually been on my bucket list for a while. This trip made me realize how, yeah, Italian I was, but also how European I am. Next stop, I want to go to an Erasmus in France. Thank you.